Dunque, prima di tutto vorrei dire che la signora Hack è diventata l'onorevole Hack. Beh, ancora no. Beh, non è detto che possa accettare perché il campo mio è un po' diverso da quello della politica, anche se la politica mi interessa molto, ma un conto è occuparsene, un conto è farla in prima persona. Beh, ma forse chissà, la ricerca potrebbe avere un'anima in più dentro. Ci vuole una gran pazienza, una gran voglia di mediare, di parlare, D'ascoltare. d'ascoltare. Senta, beh, se lei accetta ed entra in Parlamento, si pone una contraddizione. Adesso per usare un termine berlusconiano, diciamo che esiste un problema di conflitto di interessi. E le spiego perché. Perché? Adesso, mentre lei stava per essere eletta, una sonda si è avvicinata a Venere, ha fotografato e ha filmato cose stupende. Adesso vedremo per voi scienziati, per noi sono immagini televisive che ci fanno piacere vedere, i bambini si incuriosiscono. Per voi sono elementi di laboratorio sui quali studiare, chissà cosa troverete. Però io dico, cos'è costata una missione come quella? E queste fotografie, e io finisco la domanda, non potevano. Questo enorme denaro che si spende per queste cose, elaborare un tipo di ricerca scientifica che permettesse alla gente, prima di partire per lo spazio, di sfamare i 3 miliardi di persone che non possono. Ecco la Questa è una contraddizione domanda tra il politico che fanno e. molti, però io credo che se la scienza si comincia a porre se questo è utile, se costa troppo, se vale la pena di farlo, se non ci si fosse buttati sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, forse si sarebbe ancora all'età della pietra. Perché da queste ricerche che costano tanto e che sembra non servano troppo, poi in realtà anche dopo decenni può arrivare qualcosa di estremamente utile all'umanità. Quindi Certo. è difficile prevedere se costa troppo, sono soldi buttati, oppure se, insomma, se oggi si vive come si vive oggi, se si è fatto questi Certo, ma la enormi passi scienza. avanti rispetto a 10, anche a 20 anni fa, è anche dovuto a ricerche che sembravano inutili. Però nel frattempo abbiamo delle urgenze, i ghiacci che si sciolgono, i deserti che avanzano, Questo è un 3 altro miliardi di persone che discorso. muoiono di fame. E allora studiare delle cose che riguardino sì anche le proiezioni in cielo, ma anche i problemi della Terra. Beh, i problemi della Terra sono fondamentali, infatti non è possibile pensare che la Terra possa sostenere, come sarà fra poco, 9 miliardi di persone che vivano tutte a livello nostro e quindi bisognerà forza ridimensionare il nostro livello di vita. Oppure si può seguitare a vivere come viviamo noi, cioè che il 20% della popolazione utilizza l'80% delle risorse. Questo non è ammissibile. E qui c'entra anche l'ambiente, perché per vivere meglio tutti bisogna anche rispettare di più l'ambiente. Quando il paese, come gli Stati Uniti, che sono quelli che inquinano di più, si rifiutano di firmare il Trattato di Kyoto, cioè di fare quel minimo passo, che è poi un passo minimo ancora, per ridurre l'inquinamento, perché questo costerebbe alla loro industria, al loro modo di vivere, e questo è un modo inaccettabile d'egoismo. Questo però lo diceva in campagna elettorale, sì. Ma io la campagna elettorale non l'ho fatta perché io non volevo essere eletta. Ah, non voleva. No, ma io ho accettato di entrare in lista perché per portare voti alla sinistra. Però non volevo, gliel'avevo detto, guardate, io non voglio essere eletta. Senta signora, lei è una scienziata famosa, non solo in Italia. Ho letto una sua prefazione, è un libro molto curioso. Sulle donne geografe, Ah. che è un libro pubblicato da Sì. Diabasis, l'autrice è una donna, una signora di cui non ricordo il nome adesso. Nemmeno io me lo ricordo. E lei diceva che era curioso che nel 600, nel 700, soprattutto nell'800, le donne non potevano fare le geografe perché non ne venivano considerate degne in fondo. Non Quindi, potevano fare nulla, non potevano fare nemmeno fisica, non potevano se. fare matematica. Viaggiavano e potevano essere o viaggiare con i mariti, quindi bagagli appresso, oppure potevano essere accettate come viaggiatrici eccentriche e non importa le scoperte e le rilevazioni che facevano. Ecco, lei ha avuto difficoltà ad affermarsi nel suo.
No, ma io sono nata nel 1922, non nel 700, nell'800. Però, e io sono nata in una famiglia che mi ha sempre lasciato libera e responsabilizzata, mi ha lasciata libera di seguire le mie inclinazioni, non mi ha mai messo addosso complessi, come spesso succede purtroppo ancora oggi, di dire questo è più adatto a un bambino e questo è più adatto a una bambina. Sì. Io non ho avuto complessi di questo genere e poi ho un carattere competitivo. Lo sport mi è stato estremamente utile per la competitività. Perché lei è stata campionessa di salto in alto? Alto e lungo, sì. E credo, io non ho avuto particolari difficoltà. Io credo, sì, ho dovuto forse lavorare di più. Quando ho vinto la cattedra avevo più del doppio di pubblicazioni dei miei colleghi. Questo e ho avuto molti riconoscimenti all'estero quando sono stata fuori, però non so, forse se avessi avuto lo stesso numero di titoli non avrei vinto la cattedra, ma è un forse, sì. Non lo so. Quindi ancora in politica, adesso lei entra in politica, se entrerà lo deciderà, no. E le donne sono ancora poche, quindi non siamo nell'Ottocento, sì. Però resiste sono ancora poche, questa discriminazione. Sono troppo poche, soprattutto in Italia. Sì. Senta, nel libro scrive delle cose, è molto bella. Però credo dipenda anche dalla competitività. Ora, io non ho voglia di fare politica, perché io ho un altro mestiere che mi piace, e ho avuto una breve esperienza in comune a Trieste, in cui uno sta lì, insomma, non è che possa utilizzare le proprie capacità a pieno. Però sono convinta che se mi mettessi a tempo pieno in politica, credo sfonderei. Dipende da volere arrivare, da voler essere combattivi, da voler affermare le proprie idee. Ma non le interessa? Spesso le donne sono troppo poco combattive. Spesso? Spesso, sì. Questa è colpa della tradizione. Non dappertutto, perché se lei pensa che sulle ultime 5-6 guerre importanti, una la scatenata Indira Gandhi, l'altra Golda Meir, insomma. Queste sono eccezioni, però. Senta, signora, volevo chiederle una cosa. Nel libro lei racconta il terrore che avevano gli uomini primitivi davanti all'eclissi di luna e di sole, non solo gli uomini primitivi, anche gli uomini fino al 400, 500, 600. No, beh, forse no. L'indios americano. I greci avevano già capito di cosa si trattava, forse nel 400 tanto terrore non c'è. In Europa, nel nostro mondo, ma negli altri mondi? Beh, sì, forse ancora oggi in certi mondi. Con delle eccezioni però, perché in Guatemala i Maya avevano fatto un calendario che è più o meno il nostro calendario. Mm. E prevedevano le eclissi di luna e di sole. Tant'è che un frate francescano, volendo far colpo e volendo battezzarli tutti, loro si rifiutavano, ha detto: se voi non vi battezzate, io oscurerò domani sera la luna. E siccome tutti sapevano che c'era un'eclisse, l'hanno bruciato. Hanno bruciato. Fatto bene. Allora, io volevo dirle però questo. Ecco, e questa paura era già, ci sono nelle pitture rupestri ad Altamira, ma anche della grotta Raimondi in Puglia, c'è questo terrore della gente quando si accorciano le stagioni. Nelle pitture rupestri si sente, ci sono dei segni di paura quando il sole tramonta prima e poi di nuovo quando le stagioni tornano. Beh, rinasce. Quando non si capisce il perché, è naturale questa paura. Sì. E credo però che via via, col passare degli anni, anche le popolazioni primitive hanno cominciato a accorgersi che era un fenomeno ricorrente, sì. Che era un fenomeno naturale, anche se spesso scambiavano la causa con l'effetto. Per esempio, siccome d'inverno si vede la costellazione d'Orione, pensavano che Orione portasse freddo, sì, ma comunque sapevano che c'era questa ricorrenza che influiva sulla vita, sulla terra, sulle piante, sugli animali. Quindi credo che via via e con l'osservazione gli esseri umani hanno cominciato a capire sempre di più e la paura è andata diminuendo. Una volta si attribuiva tutto alle divinità, a colpe, per cui arrivava un terremoto, arrivava una cometa, poi pian piano si è capito le ragioni e la paura è diminuita. Sì, e le stagioni, partendo dall'apertura rupestre, quello che ha detto lei, e le stagioni determinavano i raccolti, c'era un calendario che entrava nella vita quotidiana delle, sì, persone.
Oggi però questo in teoria è ancora così, ma nella nostra pratica quotidiana non ci sono più stagioni, abbiamo la no, frutta e qualsiasi cosa, a qualsiasi perché ora momento. Quando fa freddo qua fa caldo nell'emisfero australe, perché ci sono le serre, perché ci sono, si può produrre tutto artificialmente. Lei dice che c'è un distacco, dice abbiamo il cielo sopra la testa, ma ormai il cielo non esiste quasi più per noi. Infatti non si vede più perché c'è l'inquinamento luminoso, sì. Le luci sono tante anche in campagna, che è difficile trovare un luogo abbastanza scuro da poter vedere anche le stelle più brillanti, soprattutto la Via Lattea per esempio, è impossibile vedere, andare in montagna, sì. Ma in che montagna? Non a Cortina d'Ampezzo. Lei parla anche dell'idea delle persone che queste paure restano e se ne vanno e ritornano e continuano, però nessuno pensa mai, guardando l'universo, a cosa ci aspetta dall'universo. Beh, intanto sappiamo qual è la nostra origine, conoscendo l'evoluzione dell'universo oggi si capisce che noi siamo proprio il prodotto dell'evoluzione dell'universo, perché l'evoluzione dell'universo ha permesso il formarsi delle stelle, e le stelle sono quelle nel loro interno, per una serie di reazioni nucleari che avvengono nel corso della loro vita, producono tutti gli elementi di cui siamo fatti noi. Quindi noi ci siamo e siamo fatti di questi elementi proprio perché le stelle li hanno costruiti. Senta, parlavo ancora delle paure che si sono evolute, adesso sappiamo, tutti sanno molte più cose, la televisione, i giornali, insomma anche persone come io sono una persona che sa pochissimo di queste cose, però nelle orecchie ho molte informazioni. Ecco, però cosa sappiamo noi, e che voi sapete di più, o forse non lo sapete, di questa strana energia invisibile che c'è nell'universo, della materia invisibile, dei buchi neri dove chissà se ci inghiotteranno o meno. No, non ci inghiotteranno. Almeno non siamo abbastanza vicini a un buco nero, non sappiamo nemmeno se davvero ci sono. Sì. Probabilmente c'è al centro della Via Lattea, sì. Però noi siamo a 27.000 anni luce. Sappiamo moltissime cose e più se ne sa, più se ne trova altre e non capiamo, che non conosciamo. E questo è il cammino della scienza, proprio di fare qualche passo avanti e di vedere se c'è ancora altre cose da scoprire. Sì. Senta, i giornali, ogni tanto, ho visto l'altro giorno, c'era una notizia dicendo il Big Bang è avvenuto 15 miliardi di anni fa, non so, adesso vado a caso nel citare la data. Ma è esistito il Big Bang? Beh, veniamo a vedere che si intende Big Bang. Quello è successo 13 miliardi e 600 milioni di anni fa, che dunque si sa oggi con notevole precisione, è che è iniziata l'espansione dell'universo, che ha permesso l'evoluzione dell'universo. Ora, uno può pensare, l'immagine più immediata, più popolare, è quella del Big Bang, cioè che c'era un volume estremamente piccolo che si è liberata una forma di energia e l'ha fatta espandere, espandendo ha creato il tempo e lo spazio. Questa è un'immagine, quella più popolare, la più... Però oggi si pensa anche un'altra cosa, che probabilmente l'universo è sempre stato infinito nel tempo e nello spazio, e che quello che sono cambiate le condizioni fisiche. Cioè che un universo in cui lo spazio era estremamente caldo e denso si è liberato una forma di energia e l'ha fatta espandere, e un infinito può sempre espandere, può sempre, perché non c'è un infinito più infinito, c'è sempre, certo, spazio a disposizione. E raffreddandosi e diventando più rarefatto ha permesso la formazione dei primi elementi, la formazione delle stelle, la formazione delle galassie e l'universo che osserviamo oggi. E questo non si sa che forma d'energia abbia prodotto questo inizio dell'espansione. Quindi l'energia misteriosa di cui parliamo? Non sappiamo, siamo all'energia del vuoto. Però sappiamo che cosa sia esattamente. In realtà noi non sappiamo come è cominciato l'universo, se è cominciato, se è sempre stato infinito, se è cominciato davvero da un volume molto piccolo, non lo sappiamo. Quello che sappiamo però è che c'è stata tutta questa serie di modifiche per cui 13 miliardi e 600 milioni di anni fa
le temperature erano di miliardi di gradi, le densità di miliardi di miliardi di miliardi di volte la densità dell'acqua, e la materia era sotto forma di particelle elementari. C'è stata questa espansione e le particelle elementari si sono aggregate a formare i protoni e i neutroni, che sono poi i nuclei degli atomi. Sono formati gli atomi, le stelle, le reazioni nucleari nell'interno delle stelle e tutti gli elementi che noi conosciamo. Ed eccoci qui. Sì, però questo lo sappiamo da osservazioni, da prove dirette. Sì. Non sappiamo perché e come è cominciato. Qual è l'energia che ha dato inizio all'espansione? Ecco, una scienziata come lei e come i suoi colleghi, che studia questa materia, vi si immerge e quindi si pone dei problemi, non ha un senso di vertigine alle volte? No, forse perché ci si è fatti caldo. Vi affacciate sempre su questo grande spazio? Beh, l'infinito è qualcosa che non finisce mai. Senta, durante questa campagna elettorale, dalla quale lei non ha partecipato, si è parlato molto a sproposito e con angolature diverse di famiglia. Lei, nel suo libro, racconta... soprattutto da parte di divorziati. Sì, appunto. Lei racconta nel libro che tutte le stelle amano vivere in famiglia. Quasi tutte hanno figli, nipoti, pianeti, satelliti. Proprio tutte. Ci sono anche quelle single, come si dice oggi, ci sono quelle doppie, ci sono le monogame, sì. E ci sono quelle che vivono in grandi famiglie e sono gli ammassi. E poi gli ammassi globulari, che sono, contengono qualcosa come milioni di stelle, o anche centinaia di milioni di stelle, molto vicine, e che si chiamano globulari perché l'immagine sembra un po' un grappolo d'uva molto fitto. Sì. E poi ci sono gli ammassi aperti, come le Pleiadi, per esempio, in cui ci sono un cinquantina, un centinaio, un migliaio di stelle abbastanza separate, quindi si vedono ben distinte, ma si capisce che fanno parte della stessa famiglia perché si muovono tutte nello stesso senso, quindi procedono di conserva. E l'interesse di questi ammassi è che hanno tutto un'origine comune, quindi hanno tutte più o meno la stessa età e la stessa composizione chimica. E quindi l'unica cosa che le differenzia è la massa. E la loro massa è quella che determina tutto il cammino evolutivo di una stella. Che una stella molto grossa vive molto poco, cioè poco in scala astronomica, cioè qualche milione d'anni. Una stella debole vive anche molti miliardi d'anni. Il Sole è una stella di mezza età, mezzo peso. E ha una vita, si può stimare, dell'ordine di 10 miliardi d'anni. E noi a che punto siamo? Siamo a metà, 5 miliardi d'anni. Quindi per noi il Sole resterà così. Si parla sempre, io parto sempre dall'approccio dell'uomo della strada, anzi devo stare attento perché magari l'uomo della strada mi può denunciare per la banalità delle domande. Ma io dicevo, parliamo sempre anche di extraterrestri, ma esistono forme di vita o di intelligenza? Beh, è molto probabile, perché oggi si sa che il Sole è una stella comunissima. Oggi si sa che la maggioranza delle stelle è circondata da pianeti. I pianeti è l'unico luogo in cui può nascere la vita, perché le stelle sono troppo calde, hanno temperature superficiali le più fredde di 2 o 3 mila gradi. Quindi anche le molecole più semplici a quelle temperature si dissociano. Lo mezzo interstellare ha densità estremamente bassa, quindi la vita può sbocciare solo su pianeti. Oggi si sa che i pianeti sono comuni, quindi pensare che la Terra sia speciale in qualche modo, che il Sole sia speciale, è un'idea molto tolemaica. Quindi è molto probabile che quello che è successo sulla Terra sarà successo, succederà anche in molti altri luoghi nell'universo. Solo nella nostra galassia c'è qualcosa come 400 miliardi di stelle, e quindi ci sono miliardi e miliardi di pianeti. Ci sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo, quindi pensare che il Sole sia unico, che la Terra sia unica, è veramente assurdo. Mi pare di capire però che sono talmente lontani che non parleremo mai con loro. Sì, questo sì, probabilmente non avremo mai la prova diretta che esistono. La probabilità però è estremamente alta. Ecco, ma lei
le forme che possono avere queste persone che sono state, sono forme di intelligenza. C'è un libro bellissimo di un astrofisico che Hoyle, La nuvola nera. La nuvola nera, che è un libro è fantascienza, può darsi che esistano anche forme completamente diverse. Per chi non ha letto un libro di tanti anni fa, è un astrofisico che si firma Fred Hoyle, ma non è il suo nome. Che era un gran cosmologo e che ha fatto parecchi libri di fantascienza. Uno forse, qualcuno di voi se lo ricorda, fece anche da un libro suo, fu tratto un serial televisivo, A come Andromeda. Sì, sì, uno può immaginare quello che vuole, ma però tenendosi a un campo scientifico, cioè non fantascienza, noi possiamo partire da quello che conosciamo. Sì. Cioè possiamo immaginare che la vita possa avere anche forme molto diverse. Basta pensare anche sulla Terra, negli oceani si trova dei pesci ossi strani, però si basano tutti sulla chimica del carbonio, sull'acqua. Perché? Perché la chimica del carbonio, il carbonio è l'elemento che può dar luogo alle molecole più complesse. C'è anche il silicio che dà luogo a molecole complesse, però il carbonio nell'universo è 20 volte più abbondante del silicio, quindi è probabile che la vita si basi sulla chimica del carbonio, su un liquido come l'acqua, è probabile perché, ma noi abbiamo solo questa esperienza diretta. Non è detto che ci possano essere altre forme di vita basate su altri liquidi e su altre chimiche, diciamo. Sì, vedo che anche lei cita Fred Hoyle nel libro, stava cercando. Volevo dire cos'è questa nuvola nera, era semplicemente di fantascienza, però fatta da una persona, da uno scienziato che conosceva i meccanismi. Una nuvola nera si mette enorme tra il Sole e la Terra impazzisce, gela. Quando improvvisamente qualcuno scopre, che la nuvola non è altro che un enorme cervello elettronico con la quale si può dialogare. Si comincia a parlare con la nuvola che lentamente la si sposta e lei prende il sole e la Terra rifiorisce. Quindi è un romanzo estremamente interessante. Ecco, però lei parlava prima... Però le nuvole nere esistono, sono nubi di gas e di polveri senza cervelli. È vero, sì. Se, lei dice che siamo fatti di un materiale che viene dal cielo, tutti, no? Sì. E questo materiale che viene dal cielo di base è fatto di quanti atomi? 42 atomi. Gli atomi presenti nell'universo, dall'idrogeno all'uranio, e li non conosciamo. Questi sono stati creati proprio dentro certe stelle molto più grosse del Sole, che nel corso della loro vita aumentano continuamente la loro temperatura centrale, dando luogo a tutta una serie di reazioni nucleari che alla fine della loro vita dà luogo a una produzione talmente enorme di energia che non fanno a tempo a dissiparla irraggiandola nello spazio, perciò esplodono. E esplodono, quindi i prodotti di queste reazioni vengono sparpagliate nel mezzo interstellare. Mezzo interstellare, nubi di gas, come le nuvole nere, da cui si formano altre stelle che saranno via via più ricche di elementi pesanti e sono stati costruiti dentro queste stelle, sono poi le supernove che esplodono. E quindi in queste nubi si formano le stelle, si formano pianeti con gli elementi e sono stati costruiti dalle supernove. Cioè le prime stelle, quelle si sono formate quando l'universo aveva pochi milioni d'anni d'età, diciamo 100 milioni d'anni, erano formate di idrogeno, elio e litio, cioè gli unici elementi che si possono formare nell'universo primordiale. L'universo primordiale non era abbastanza caldo, abbastanza denso da permettere la formazione di altri elementi. Tutti gli altri si sono formati dentro queste stelle che hanno avuto una vita estremamente breve in scala astronomica, diciamo un milione di anni, sono esplose e hanno arricchito rapidamente il mezzo interstellare di quegli elementi per cui le stelle delle generazioni successive erano più ricche di questi elementi e quindi potevano formare pianeti e anche probabilmente esseri viventi. C'è una leggenda che dice, una leggenda terrificante, che l'arsenale atomico potrebbe far saltare la Terra, non so se è vero o no, però qualcosa è successo, il terremoto che ha colpito l'Oriente l'anno scorso, che è diventato un maremoto, io ho letto, non so se è confermato, che
avrebbe spostato di, non so, piccoli quanti gradi, l'asse, sì, ma la rotazione della Terra. Una cosa minima, trascurabile. Minima. D'altra parte questi sono il risultato dell'inquinamento, sì, cioè questi cambiamenti di clima, questo succedersi sempre più frequente di queste tempeste, sì, come quella che ha distrutto New Orleans, sì, ad esempio, si pensa siano in gran parte dovute anche all'inquinamento, ai cambiamenti di clima. L'ozono, eccetera, sì. Ecco, per la mia domanda era un'altra però. Tornando all'idea che l'uomo può autodistruggere la Terra, se il terremoto in profondità ha provocato questo, non so quante migliaia di armi terribili costruite per avere i mercati, e questa è anche la follia di queste armi, se scoppiassero potrebbero dirottare la Terra, uso questa parola. Più che distruggere la Terra, distruggerebbero la civiltà. Ma dirottare la Terra, no? Farle cambiare la rotazione? No, penso proprio di no. Non sono sufficienti. Non sono sufficienti. Sono sempre una cosa minima rispetto al pianeta, ma una cosa grossa rispetto all'umanità. Cioè, probabilmente si ritornerebbe all'età della pietra, addirittura potrebbe distruggere la specie umana, si dovrebbe ricominciare da zero. Forse si riformerebbero altre successive generazioni. Però se un terremoto ha spostato, sia pure in una cosa minima, completamente. Del resto spostamenti naturali ci sono anche dovuti alle perturbazioni planetarie. E quando morirà la Terra? Si ha un'idea di quanto potrà? Di certo morirà fra altri 5 miliardi d'anni. Di quello certo. È certo, perché si conosce bene l'evoluzione del Sole. Si sa che il Sole fra 5 miliardi d'anni aumenterà la produzione di energia al centro, sì, e per dissipare l'energia prodotta dovrà espandere la sua superficie, il raggio aumenterà da 100 a 200 perché volte, sì. Se fossero 200 volte vorrebbe dire, oggi sono il raggio a 700.000 chilometri, diventerebbe 149 milioni di chilometri e quindi lambirebbe l'orbita della Terra, quindi la Terra finirebbe dentro il Sole. E prima della Terra ci sarebbero finiti Mercurio e Venere. Certo. Questa è la fine scelta. Poi può darsi che la E l'agonia, che tipo di agonia potrebbe essere? Beh, l'agonia sì, durerà qualche centinaio di migliaia d'anni, perché in questa espansione del Sole la temperatura diventerà sempre più alta, la vita sulla Terra scomparirà. Certo. Comunque, noi si può stare tranquilli per questo. Senta, si parla sempre dell'ateismo degli scienziati, una domanda che tutti le fanno e la faccio anch'io. Si parla sempre dell'ateismo degli scienziati, che misurano l'esistente con numeri, parametri rigorosi, dubbiosi nella ricerca. Ecco, lei come spiega le sincronie dell'universo che adesso ha spiegato poi nei suoi libri, nelle sue ricerche, come il caso, come una mano suprema? Io non amo i massoni e sono veramente, li trovo un po' ridicoli, ma insomma hanno una bella espressione che dicono l'architetto dell'universo. Beh, intanto non tutti gli scienziati sono atei. Da un'indagine, sì, fatta, mi ricordo, da una fondazione, mi pare la Fondazione Agnelli, risultava che c'era una leggera maggioranza di atei agnostici fra gli scienziati rispetto ai non scienziati, sì, però una leggera maggioranza. Quindi ci sono moltissimi scienziati, credenti, agnostici e atei, come fra tutti gli altri gruppi di persone. E poi io lo spiego con le forze fondamentali, non con l'architetto dell'universo. Cioè le forze fondamentali che governano l'universo, che sono la forza di gravità, che è quella che permette alla materia ad aggregarsi, a formare le stelle e le galassie. C'è l'elettromagnetismo, che spiega perché i corpi emettono radiazioni, in particolare luce se sono, sì, abbastanza caldi, o comunque onde radio, raggi gamma, raggi X. L'interazione forte che spiega come mai gli atomi sono stabili malgrado siano formati di più protoni, cioè particelle cariche positivamente, che tenderebbero a respingersi, quindi sono incollati insieme dall'interazione forte.
l'interazione debole che spiega la radioattività. Queste quattro forze... Chiedo scusa. Ecco, adesso scusate la telefonata. Ma volevo dire, d'accordo, ma prima dell'elettromagnetismo, della gravità, di tutte queste cose, prima c'è qualcosa o no? Prima, si pensa che, dunque, ci sono dei dati osservativi che in condizioni riproducibili negli acceleratori di particelle, che sono simili a quelle che aveva l'universo primordiale quando le temperature erano dell'ordine del milione di miliardi di gradi, l'elettromagnetismo e l'interazione debole dovevano avere lo stesso valore, quindi in pratica dovevano essere un'unica forza. Si estrapola questo dato, e c'è la riprova sperimentale, era così, ottenuta da acceleratori di particelle, appunto. Era una previsione teorica fatta da Abdus Salam e Weinberg, sì, verificata sperimentalmente al CERN di Ginevra da Rubbia e i suoi collaboratori. Allora si ipotizza che ancora prima, in fasi ancora d'universo più primordiale, ancora più caldo e più denso, anche l'interazione forte si potesse unificare con l'interazione debole e l'elettromagnetismo. Quindi di tre forze avvenne in pratica una sola. E si ipotizza ancora, in condizioni ancora più estreme, anche la forza di gravità si potesse eguagliare a queste altre tre. Quindi nell'universo primordiale, se avesse un'unica forza fondamentale, cioè le quattro che si conosce oggi fosse un'unica forza, e una zuppa di particelle elementarissime come sono i quark, gli elettroni e i neutrini. Quindi lei esclude sono che sono estrapolazioni. Lei esclude che una forza sopra le forze abbia generato queste forze. Un disegno intelligente. Io il disegno intelligente non ci credo. Certo, è molto comodo perché spiega tutto quello e la scienza non sa spiegare. E può frenare, certo. E lei, che deve, lei come si accosta a questo problema personalmente? Beh, io mi accosto, io dico la scienza ha ottenuto enormi progressi in questi ultimi 20-30 anni e in tutto nel secolo XX ha fatto dei passi enormi, ha capito cose straordinarie, si è avvicinata enormemente a capire la struttura dell'universo, delle stelle, la natura del nostro corpo, penso che quello si fa in biologia, in medicina, sono cose straordinarie e quindi penso che la scienza seguiterà questo cammino e si scoprirà sempre di più. Più si scopre, più ci resterà roba da scoprire, però credo che non mi piace di ricorrere a un Deus ex machina che spiega tutto, che con le nostre forze si va avanti e forse non ci arriveremo mai a capire tutto. Sì. Credo che la scienza si avvicini asintoticamente alla verità, alla comprensione completa. Si avvicinerà sempre di più, forse senza mai arrivare a capire tutto. Senta, lei, quando abbiamo cominciato a parlare, ha detto che non andrà in Parlamento perché non ha il suo mestiere e farà altri mestieri. Io ricordo che... Farò il mio di mestiere. Otto mesi fa, si farà il suo mestiere appunto, 8 mesi fa le ho telefonato dicendo l'Italia, a differenza di Spagna, Francia, Germania e Austria, è l'anno di Einstein e in quel momento, quando le ho telefonato, l'Italia non aveva ancora programmato nulla. E lei con una risposta, direi alla H, ha detto... Ma quelli non sanno neanche chi è Einstein. Beh, certo, se lo chiede a Berlusconi non lo sa di certo. Senta, allora non vale la pena che lei, che qualcuno come lei sia là per ricordare chi è Einstein e tutti gli altri? Beh, ora c'è anche qualcun altro che fa di mestiere il politico che sa chi è Einstein. E spero ci sia una classe politica oggi. Mi auguro un governo che abbia un po' più di cervello, un po' più di conoscenza e un po' più d'umiltà di ascoltare gli esperti. Grazie signora. Ecco. Grazie anche a lei. Se c'è qualcuno che fa una domanda, non so, che magari più ferrato di me in queste materie.
Allora, io ho una domanda molto ingenua, proprio come nello stile dell'utente finale della rivista per cui lavoro, che è Sport & Street, che è appunto il target group dei giovani. Allora, noi abbiamo parlato prima della morte della Terra, quindi della sua agonia a causa della espansione del Sole. Riuscirà, secondo lei, l'uomo, prima di allora, a trovare una qualche soluzione? Cioè ad andarsene con un'astronave, per esempio, a conquistare altri mondi? Ma io ci credo poco, però andare a predire cosa succederà fra qualche miliardo d'anni è un po' difficile. Se si pensa a quante cose sono successe nell'arco di 20.000 anni, e poi la nostra storia, che sono 20.000 anni. Nulla rispetto a miliardi di anni, no. Un'altra domanda? Sì. In paesi come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, il mio paese, negli ultimi anni hanno cominciato nelle scuole a insegnare la teoria di creazione come alternativa all'evoluzione, e parlano, come abbiamo detto prima, di una mano intelligente che ha toccato lo sviluppo degli uomini così. Allora, fortunatamente i miei figli sono già cresciuti e non sono stati confusi, non c'è nessuna confusione per loro. Però, parlando di intelligenza, stiamo veramente diventando più intelligenti o più stupidi? Mi pare sia un ritorno al Medioevo, ma mi pare anche che l'analogo della Corte Costituzionale in alcuni stati degli Stati Uniti ha vietato l'insegnamento del creazionismo come scienza, mi pare, per fortuna. In Inghilterra, anche in Inghilterra. Sì, non è, infatti tre giorni fa c'è stata la conferenza nazionale del sindacato degli insegnanti, dove cercano di frenare queste tendenze nelle scuole, però sta in aumento, sì, sta e quella è la cosa che stupisce, è in aumento. Sta in aumento, mi pare, anche su tutte le riviste scientifiche, e se ne parla continuamente, su Science, su New Scientist, su Nature, si tratta sempre di questo pericolo, appunto, di questa ritorno al Medioevo. Un altro? Sì, due domande, dottoressa. La prima cosa è: cosa pensa della clonazione umana? Della? Clonazione umana. Sì. E la seconda è: la ricerca in Italia, abbiamo visto tutti un programma su Rai 3, la Report, cioè Viva la ricerca. Si sa benissimo che la ricerca in Italia praticamente non è mai stata finanziata dai politici. Cosa ne pensa? Sono due domande completamente slegate, se riesce comunque a sintetizzare le due risposte, proviamoci. Beh, sulla clonazione umana, direi dal punto di vista scientifico, è una cosa affascinante, che possa avere dei grossi problemi pratici, etici, beh, questo non c'è dubbio, però è un problema affascinante, e c'è pericoli grossi, quindi non è che si possa, non so che risposta dare. Certo, tutti portano come esempio la clonazione di Hitler, ecco, mi auguro che invece di clonare Hitler si cloni piuttosto Einstein, posso capire e si possa anche giustificare forse in certi casi, non so. Se uno ha perso un figlio bambino e che lo cloni un altro, beh, può essere eticamente discutibile, però io lo posso capire. Quindi non so, è un problema estremamente complesso. Riguardo alla ricerca in Italia, beh, la ricerca in Italia non è mai stata considerata troppo, è stata sempre sottofinanziata. E la ricerca, soprattutto anche la ricerca privata nell'industria, non è mai stata sviluppata troppo, e oggi se ne paga il fio, perché insomma, se l'industria italiana non è competitiva è anche perché non hanno mai fatto ricerca, perché certo, non si fa innovazione. La ricerca a livello universitario, anche se è stata poco finanziata in molti campi, è una buona ricerca, e lo prova il fatto che quando si va a vedere il numero di pubblicazioni e l'impatto
cioè il numero di citazioni che queste pubblicazioni hanno, accettate su riviste internazionali con referi. In realtà la ricerca italiana non è inferiore a quella francese, inglese o tedesca. Quindi direi che, malgrado le difficoltà, gli scarsi finanziamenti, è una buona ricerca. In certi campi, come la fisica delle particelle, per esempio, c'è tutta la lunga tradizione di Fermi, dei ragazzi di via Panisterna, per cui la fisica italiana è stata sempre di ottimo livello e si è sempre data una struttura come gli NFN che le ha permesso di restare a massimi livelli. Per quanto riguarda l'astrofisica, l'astrofisica italiana nell'Ottocento era di ottimo livello, basta pensare che c'è stato dei grandi nomi come Piazzi, che ha scoperto il primo pianetino, come Angelo Secchi, che ha iniziato l'astrofisica, la ricerca della fisica delle stelle, Schiaparelli. E c'è stato, forse non tutti lo sanno, che la prima rivista internazionale d'astrofisica erano le memorie degli spettroscopisti italiani, che è stata fondata nel 1872. Poi c'è stato un grande declino che è durato fino al 1960 circa, sia perché col grande sviluppo dell'astrofisica gli osservatori italiani sono rimasti indietro, non solo per gli scarsi finanziamenti, ma anche perché c'era una struttura monocratica in cui il direttore degli osservatori era praticamente un vero barone, un dittatore assoluto, e quasi tutti gli osservatori italiani, con l'eccezione di quello di Firenze, erano matematici, non fisici, mentre la nuova astronomia è fisica. E questo nelle scuole non hanno ancora capito, perché nelle scuole italiane l'astronomia viene insegnata come geografia astronomica dal professore di scienze, mentre l'astronomia va insegnata dai fisici, perché l'astrofisica è fisica che utilizza tutte le branche della fisica per interpretare la fisica dei corpi celesti. Però diciamo che negli anni, alla fine degli anni 60, proprio grazie anche al 68, c'è stato un risveglio dei ricercatori italiani che hanno preteso di contare di più negli osservatori, di avere una struttura più democratica, che ha portato alla nascita di un gruppo nazionale astronomia del CNR, che ha portato alla formazione di gruppi di ricerca in tutta Italia, di collaborazioni a livello nazionale e poi soprattutto lo sviluppo della scienza spaziale. Gli italiani non avevano strumenti moderni, ma per fortuna l'Italia faceva parte dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, e questo ha permesso di accedere a questi telescopi su satelliti e quindi di immettere giovani ricercatori italiani in gruppi di ricerca internazionali in cui si faceva astrofisica a alto livello, e questo ha fatto crescere rapidamente i ricercatori italiani. Poi l'Italia è entrata a far parte dell'ESO, l'European Southern Observatory, e quindi di nuovo immettere giovani ricercatori in queste strutture internazionali, e oggi l'astrofisica italiana è ai massimi livelli. Purtroppo, dopo anni in cui io, fra gli altri, ci siamo battuti per avere un istituto nazionale d'astrofisica sul modello degli NFN, per avere un'organizzazione a livello nazionale che utilizzasse meglio i fondi, che potesse programmare le grosse imprese internazionali, è nata l'INAF, è nata in un brutto periodo, perché è nata proprio sotto il ministro Moratti, che ha fatto, che immagina di fare del CNR una struttura di tipo aziendale. E l'INAF, come l'Istituto Nazionale Fisica della Materia, come tanti istituti di CNR, è stata imposta una struttura verticistica con un presidente imposto dall'alto per nomine politiche, e non per titoli non politici, non per titoli scientifici, è una struttura verticistica in cui chi sceglie e guida questi istituti sono i consigli di amministrazione, mentre i consigli scientifici sono solo consultivi.
E inoltre ha introdotto una burocrazia tale che è 10 volte peggio di quella che si voleva ridurre, perché CNR aveva questo grosso guaio della burocrazia, certo. Tutta la ricerca italiana, certo. aveva troppa burocrazia. E questa Casa delle Libertà, che doveva fare come in America, fare tutto più semplice, tutto più meno burocratico, in realtà ha burocratizzato, verticizzato in maniera tremenda tutti gli istituti di ricerca, per cui sta veramente soffocando la ricerca italiana. Ecco, lei prima raccontava che è arrivata l'astrofisica quasi per caso, non le piaceva una tesi che l'avevano data, ne ha scelto un'altra perché la considerava... La sì, perché questa. Io sapevo assolutamente cosa avrei voluto fare. Al liceo quello che mi piaceva di più era la fisica, però mi sono iscritta a fisica, ho cominciato a studiare volentieri perché mi piaceva, appunto, mi piaceva la fisica, e però non avevo nessuna idea né cosa fosse una carriera universitaria, né cosa avrei fatto dopo, né che cosa avrei fatto come tesi di laurea. Non è che ci fossero, come oggi si fanno seminari per spiegare. Che anni erano? 44, 45? Io mi sono laureata a gennaio del 45, sì. E un minuto dopo la guerra, insomma. Sì, infatti io mi dovevo laureare a ottobre del 44, proprio per via della guerra. Sì. Tutto si era bloccato a Firenze. Sì. Mi sono laureata a gennaio del 45, ho fatto tutta l'università, ho cominciato nel... 40, cioè, è stata la tesi, no, che le ha fatto cambiare la tesi. Io sapevo, volevo fare una tesi in elettronica perché mi piaceva lavorare in laboratorio, lavorare con le mani, e appunto il professore d'elettronica era disposto a darmi la tesi in questo argomento, ma il direttore dell'istituto di fisica, che era il barone locale, non ha accettato, ma ha dato una tesi in elettrostatica, che era un argomento vecchio e in cui avrei dovuto fare una tesi compilativa. E io ho cominciato un po' a guardare la letteratura, ma c'erano tutte riviste vecchie dell'Ottocento, tutte in cima agli scaffali, tutte piene di polvere, nessuna priva da ventenni. E così l'argomento, ho capito, non mi interessava, e allora ho cercato di cambiare. E fra le poche possibilità che c'era per fare una tesi proprio sperimentale, c'era astrofisica. E così ho chiesto la tesi in astrofisica. E come l'hanno guardata? Un po' sbalorditi? No, anzi, quando sono andata a chiedere la tesi, non c'era il direttore, era Giorgio Abetti, c'era l'assistente, che era Mario Gerolamo Fracastoro, discendente del famoso Fracastoro, il quale, quando gli ho chiesto la tesi, fu entusiasta. Poi ho capito perché era la sua prima tesi. Comunque con lui ho cominciato a imparare a osservare, a utilizzare lo strumento, a sviluppare le lastre, tutte le tecniche necessarie, e pian piano ho cominciato a capire di cosa si trattava, cosa voleva dire far ricerca, e ci ho preso gusto, ho detto ma un lavoro mi sarebbe piaciuto fare. Mi sono laureata e poi avrei voluto seguitare, solo nel 45, subito dopo la guerra, non c'erano concorsi, non c'erano posti, non c'era nulla, e quindi ho fatto l'assistente volontario per qualche tempo, ho lavorato un po' di tempo nell'industria, e poi si è liberato un posto da assistente, sono stata nominata assistente incaricato, poi ho vinto un posto da assistente di ruolo. L'altra fila universitaria. E così ho cominciato. E perché un ragazzo oggi dovrebbe iscriversi, finito il liceo, scegliere astrofisica? Ma io direi, se gli piace la fisica, astrofisica fa conoscere e vedere le applicazioni di tutti i campi della fisica, quindi gli dà un ampio panorama di quello della fisica. E poi perché è uno degli argomenti oggi più vivaci. Se lei prende una rivista di fisica, non so, come anche di fisica di divulgazione d'alto livello, come Physics Today, sì, vedrà che più del 50% degli articoli trattano d'astrofisica. Sì, sì. La fisica delle particelle, che ormai si unifica con l'astrofisica, perché l'universo primordiale era fatto di particelle, ma la fisica delle particelle è un po' in stallo.
perché non si riesce a, insomma, devono fare strumentazioni sempre più potenti, sempre più costose, per trovare quello che ancora non si riesce a trovare. E, mentre l'astrofisica è in pieno sviluppo, con tutti questi problemi aperti della materia oscura, dell'energia oscura, della possibilità di andare a ricostruire tutta quella che è stata la storia passata dell'universo, proprio utilizzando quella macchina del tempo che è la velocità della luce, perché oggi noi più lontano guardiamo nello spazio, più indietro guardiamo nel tempo, perché le informazioni ce le portano le radiazioni elettromagnetiche, la luce, le onde radio, e quando io guardo una galassia a 13 miliardi d'anni luce, come ha fatto il telescopio spaziale, vedo com'era 13 miliardi d'anni fa. Quando guardo la galassia d'Andromeda, che ha 2 milioni d'anni luce, vedo il passato prossimo, vedo la nostra galassia. Quindi posso davvero sperimentalmente andare a guardare indietro nel tempo, ricostruire tutta la storia evolutiva dell'universo. E quindi è un lavoro estremamente divertente. Quindi le è rimasta la curiosità, sempre? Vabbè, quella c'è sempre. Ecco, passare una vita guardando le stelle si resta così giovane. Non si guarda mai le stelle. Perché si guarda lo schermo del computer o gli spettri delle stelle una volta sulla lastra fotografica, oggi sul computer. Va bene, no, c'è ancora una domanda. È stata invogliata anche da quando era ragazzina, lei abitava a Firenze in via 100 Stelle? No, sono nata all'angolo di via 100 Stelle. Ma poi siamo andati a vivere, è vicino al campo di Marte, guarda un po', e poi siamo andati a vivere in via Ximenes, al Poggio Imperiale, via Ximenes, e Ximenes era un astronomo, e via Ximenes è proprio sotto Arcetri, dove c'è la villa Gioiello, dove Galileo era stato posto agli arresti domiciliari. Insomma, era un destino segnato? No, questo è un caso. Non credo, non avevo mai pensato che ci fosse qualche correlazione. Poi a vostra raccontarlo mi hanno fatto notare che erano casi strani. Tutte però cose, sono sì. Casi. Sì, e alla garante scientifica del CICAP che svolgo la domanda. In un po' più di 150 anni di metodo scientifico, io credo che sia arrivato a una guerra fra due fondamentalismi, o il scientifico sinonimo di serietà, di maturità, di osservabile, di concreto, e tutto quello che non è scientifico, che è diventato i discorsi New Age, ciarlatani, magia, ci mettiamo l'astrologia, tutto dentro. E io credo che sia un atteggiamento antiscientifico, perché per me se la scienza è soltanto una metodologia, per noi è diventato quello che ho detto prima, cioè simbolo di serietà, di verità. Scienza si pone sempre in discussione, si basa su osservazioni, su esperimenti, si fa una teoria. Se anche un solo esperimento contraddice questa teoria, allora bisogna rivederla, quindi non è che si prende come oro colato. La scienza si rinnova completamente, si rimette sempre in discussione. Nessuno giura su quelle scoperte fino a che queste non sono provate e comprovate da numerosi esperimenti e osservazioni, mentre l'astrologia, le New Age e tutte queste cose qua su cosa si basano? Certo non su esperimenti. Certo, è quello che volevo dire, è sulla scelta dei temi di ricerca, per esempio. Io sto verificando che in Europa non esiste nessuna cattedra ufficiale di para, e ci mettiamo qualsiasi parapsicologia, paranormale, eccetera. Consapevole che di quello che ha appena detto, io vorrei vedere un atteggiamento scientifico che apre la porta a ogni possibilità e non escludere a priori a livello istituzionale tutte le scemenze. Ma o le sono state mica escluse a priori, mi pare sono state escluse come l'astrologia, perché non c'hanno nessuna base scientifica. Io invece volevo chiederle com'è nata e com'è andata avanti l'avventura teatrale di Variazioni sul cielo, se non ricordo male.
Beh, Variazioni sul cielo è nata da un'idea dell'attrice Sandra Cavallini di questa promo music di Bologna, aveva letto il mio libro Sette Variazioni sul cielo e gli è venuta l'idea di trarne un pezzo teatrale. E allora sono venuti da me, lei e il regista, certo Fabio Iacone, e hanno fatto delle domande, delle interviste, un po' come queste, e poi hanno fatto parecchi video. E l'idea era appunto di fare apparire, di intercalare la recitazione dell'attrice, dai pezzi presi dalle Cosmicomiche di Calvino, dal Diario di Eva di Mark Twain, con questi video e poi con delle musiche moderne. Quindi era uno spettacolo moderno, video, musica e recitazione. E poi mi hanno chiesto di intervenire con delle, che poi sono delle brevi microconferenze, in cui parlo, io facevo il paragone fra la conquista della Luna e la scoperta dell'America, mi domandavo quale di queste due imprese era la maggiore, tenuto conto delle tecnologie di oggi e da allora. Poi parlavo un po' dell'espansione dell'universo, della materia oscura, dell'energia oscura, parlavo del multiverso, cioè dalla possibilità che esistano più universi con proprietà uno diverso dall'altro. E poi alla fine c'è una scena in cui Eva prende la mela al serpente e io parlo di Eva in chiave molto positiva come la prima contestatrice dell'autorità e quindi come un simbolo dell'umanità che è curiosa, che vuole indagare la natura con le proprie forze, con la ragione, senza accettare le verità rivelate. E ora questo ha avuto successo perché si è fatto già dal luglio del 2004, si è cominciato al Mitterfest di Cividale e si sarà fatto, non so, ormai una quarantina o più di rappresentazioni, e forse andrebbe avanti ancora se si volesse, ma l'attrice ora ha altri impegni, per cui faremo l'ultima a Falconara il 30 giugno e poi si chiude, anche perché anch'io ho un sacco da fare e tutto sto girare per... che in fondo era divertente, però porta via un sacco di tempo. Senta, lei ha parlato di contestatrici. Prima raccontava che una delle sue amarezze di quando era giovane era che i suoi genitori erano talmente liberali che lei non se la sentiva di contestarli perché aveva già tutto. Non c'aveva nulla da contestare. Quindi voleva contestare in conto terzi? Io vedevo appunto certe proibizioni che avevano i miei compagni e le mie compagne e soffrivo per loro. Avrei voluto contestare, ma i miei non potevo contestarli. Perché ero libera, perché si poteva ragionare di tutto, discutere di tutto, e quindi soffrivo di non poter ribellarmi. L'ultima domanda, perché è un'ora esatta che la signora è sotto tiro. Eccola. Sì. Lei non so se ha letto il libro che è molto in voga adesso, Angeli e Demoni. L'ha letto? No. Ah, allora le spiego un attimo, si tratta in questo libro si parla della materia, come si è sviluppata ovviamente in modo molto romanzistico, e parla anche di questa antimateria, che sarebbe il contrario della materia, come c'è un bianco e un nero, c'è un contrario di tutto. Sì. E io volevo sapere se questa era un'invenzione dell'autore o se veramente esiste. L'antimateria esiste, non è un demone, la materia non è un angelo. L'antimateria esiste fino a un certo livello in natura, cioè nei raggi cosmici si osservano positroni e antiprotoni, cioè cos'è l'antimateria? Ogni particella conosciuta ha una sua antiparticella che ha identica massa e carica elettrica opposta. Quindi l'elettrone esiste in natura e l'antielettrone o positrone ha l'identica massa dell'elettrone ma carica positiva. Così il protone, che è fondamentale nella costituzione dei nuclei atomici, ha un antiprotone che ha la stessa massa e carica negativa. Ora, positroni e antiprotoni sono stati osservati nei raggi cosmici, quindi in natura, quindi in questa misura esistono.
particelle più pesanti, come il nucleo di antielio, non è mai stato trovato, mentre le antiparticelle si costruiscono artificialmente nelle macchine acceleratrici, cioè dando energia dall'equivalenza fra massa e energia, cioè la famosa relazione di Einstein, energia uguale a massa per c quadro, cioè la velocità della luce al quadrato, quindi equivalenza fra massa e energia, e poi fondamento dell'energia prodotta dalle stelle e anche fondamento delle bombe nucleari. E dunque, nei raggi cosmici non c'è sufficiente energia per produrre particelle più pesanti del protone. Però nelle macchine acceleratrici si sono create e si creano continuamente coppie di particelle e antiparticelle. Sono tutte particelle e antiparticelle estremamente instabili, cioè che hanno una vita media di qualche frazione di secondo, addirittura milionesimi o miliardesimi di secondo. Queste coppie di particelle e antiparticelle, se si incontrano, si annichilano, cioè sparisce la materia e si crea l'equivalente frazione d'energia. Quindi la domanda è: come mai il nostro universo è un universo fatto di materia e non di antimateria? Esiste antimateria nell'universo? Che non esista lo prova appunto il fatto che esistono gli antiprotoni e gli antielettroni, ma non le antialfa, le antinuclei di elio, perché ci vuole troppa energia per costruirle, sono troppo pesanti. Una particella alfa pesa 4 volte un nucleo di idrogeno. E come mai? E la risposta che si dà è che probabilmente nell'universo primordiale, casualmente, su 1,1 miliardi di particelle c'era 1 miliardo di antiparticelle, per cui tutte le coppie si sono annichilite a vicenda, liberando un'enorme quantità di energia e lasciando un minimo residuo di materia. Una prova indiretta, e le cose siano proprio andate così, lo dà il fatto che la densità di energia nell'universo è 1 miliardo di volte superiore alla densità di materia, quindi c'è molta più energia in materia. Inoltre si conosce una particella instabile, che è il caone, che è un mesone, cioè una particella di massa intermedia fra il protone e l'elettrone, che ha una vita media appena un po' più lunga della sua antiparticella. E quindi questo potrebbe spiegare perché nell'universo c'è questo eccesso di materia sull'antimateria che ha permesso la formazione dell'universo che si conosce, perché se fossero stati identiche materia e antimateria, l'universo sarebbe pieno di energia, non ci sarebbero le stelle, non ci sarebbero le galassie, i pianeti e nemmeno noi. Quindi è grazie a questo casuale eccesso di materia sull'antimateria che l'universo è quello che è. Potrebbe anche darsi, nell'ipotesi del multiverso, che ci siano anche degli universi d'antimateria, ma questo non lo sapremo mai. Come si chiama il libro? Angeli e demoni. Angeli e demoni. Quindi gli angeli sarebbero materia. Finita la campagna elettorale non sappiamo se Berlusconi era materia o antimateria. Ma... Ringraziamo la signora Hack e complimenti, speriamo che vada in Parlamento.